Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite un cantautore art pop, elettronica, Erranimo. A questo punto la prima domanda sorge spontanea. Come mai Erranimo? Ma soprattutto chi è Erranimo? Perché non ti conosce? Ciao a tutti, sono io Erranimo e il nome è molto particolare in effetti. In pratica racconta e mi descrive in quanto anima errante. Volevo proprio l'unione di queste due parole perché sono una persona vagabonda fondamentalmente nella mia vita e questo si riflette nelle mie canzoni e nel momento in cui dovevo scegliere un nome d'arte che mi rappresentasse in tutto e per tutto. Ho voluto porre l'accento proprio sul mio essere vagabondo, errante. E il nome, ho impiegato tanto tempo per scegliere proprio questo nome, ma era già lì tra le mie note. E quando ho capito che mi rappresentava appieno, ho scelto questo nome, che sarebbe l'unione di animo errante in Erranimo. A questo punto parliamo intanto dell'ultimo singolo, un'anima errante che parla di un cerchio chiuso in un quadrato. Come mai questo brano, ma soprattutto perché questo titolo? Allora, ci sono vari temi che affronto, tra cui anche l'introspezione, la volontà di migliorarsi. A Circle Square rientra in questo filone. Cerco in un certo modo di affrontare un blocco della mia vita, come tutti possiamo vivere nella nostra vita, perché arriviamo a un punto in cui c'è bisogno di superare un blocco, quando si entra in un ciclo in cui ci sentiamo stanchi e abbiamo voglia di uscire. Io ho provato questo sulla mia pelle e questa canzone è uscita nel momento in cui lo sto vivendo questo periodo. A Circle Square è molto così, diciamo un titolo molto geometrico, però vuole mettere insieme due aspetti di questo periodo, ovvero il cerchio in cui ti senti rinchiuso e che continui a percorrere all'infinito e che continui a ripercorrere. Il quadrato invece è il desiderio di come vorresti che la tua vita fosse. Le due cose non possono combaciare, ma in un certo modo nella tua mente si interfacciano, devi riuscire a cercare un modo di mantenere entrambe queste forme. Nella canzone invita a uscire dal cerchio e a sperimentare altro nella vita, perché quello che dico, una volta finito un cerchio, puoi andare avanti, puoi farne un altro. E la copertina non ti chiediamo l'artista perché immaginiamo che l'artista sia stato te. Quindi, come descrivi, appunto, rappresenta un pochettino l'insieme della canzone, la copertina che hai dato a questo brano. Esatto, la copertina del disco è parte della mia serie sugli origami, serie che mi è venuta spontanea dipingere, come potete vedere dallo sfondo, nel momento in cui ho finito di registrare il disco. È stato proprio diciamo, una sorta di visione alla Dalì, non lo so come spiegartelo. Nel momento in cui ho finito di registrare le canzoni, ho voluto dare una visualizzazione a queste canzoni e il risultato è stato questa serie di origami che si riflettono nella copertina del disco e poi con il disco completo. Penso di far uscire tutta la serie nel booklet. E invece, come nascono, come trae ispirazione, ma soprattutto come nascono le tue canzoni? Nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure accidentalmente nascono insieme, oppure c'è un riff, un beat che ti viene in mente e da lì poi genera la canzone. Non c'è un pattern preciso, c'è di base l'ispirazione che io talvolta mi trovi per strada che canticchio al telefono in un fake English
quando mi viene la melodia. Infatti penso che molti mi prendano per pazzo quando faccio questa cosa, ma di base c'è il concetto della canzone, come è nato per Circular Square, la motivazione di uscire da un blocco che mi ha ispirato questa canzone, così tante altre situazioni della mia vita mi portano a creare canzoni, una sorta di terapia fatta autonomamente nel cercare di capire cosa sto vivendo. Quindi, nel caso di Circular Square, è nata la base prima, poi, sempre avendo in mente già qual era il concetto che volevo descrivere, e poi è nata la melodia e poi il testo. Il testo in genere arriva sempre alla fine. Ho qualche bozza, scrivo qualche frase lì, ma non ho il testo prima del resto. Il testo va sempre all'ultimo, la versione definitiva. Nella realizzazione dei testi abbiamo visto che tu spazi dall'italiano all'inglese. È più, si dice a volte l'inglese è musicalmente più lineare. È più facile scrivere i testi in italiano, dove a volte bisogna essere un po' più prolissi nelle parole, oppure come nell'inglese è un po' più sintetico, perché molto spesso l'inglese le parole hanno un significato bene o male standardizzato, cioè un unico significato, quando in italiano poi lo si può rappresentare con tante parole. L'eterna lotta tra italiano e inglese nella musica. Ci sono pregi e difetti in entrambe le lingue. Sicuramente in inglese, grazie al fatto che ogni parola è una sillaba, hai modo di dire più cose, anche se comunque lo stesso senso puoi darlo in una versione italiana, anche con meno parole. Per quanto riguarda l'inglese, io sì, trovo la facilità di inserire un concetto compiuto in quattro sillabe, cosa che è difficile dare anche in italiano, ma c'è il fatto che comunque, essendo italiano, riesco a padroneggiare meglio la lingua. Se voglio dare delle sfumature, ovviamente in italiano mi riesce molto meglio che in inglese. E quindi c'è questa lotta anche dentro me, talvolta su quale lingua scegliere, e io alla fine non faccio una scelta, seguo la sensazione del momento. Sentivo che la canzone doveva essere in inglese, l'ho scritta in inglese, l'ho finalizzata in inglese. Abbiamo visto il videoclip, come nasce questo videoclip? In fondo è un po' semplice, inteso, ci sei tu in un mondo di colori alla fine. Sì, il video di cui ho realizzato in pratica le riprese, tutta la post-produzione e il montaggio, voleva in un certo qual modo creare questo limbo astratto in cui sono io che parlo con me stesso, come accade nella canzone, e mi convinco di combattere i miei dubbi, le mie paranoie, quello che descrivo nella canzone. Infatti c'è questo mirroring in cui io mi sdoppio, non a caso, proprio perché c'è questo dialogo interiore. E in più i cerchi vari, i colori vogliono in certo senso dar vita a questo mondo astratto che è la mia mente, in pratica, siamo nel mio cervello in quel video, in pratica. E lo sfondo nero e tutto fa sì un po' teatro minimale, che io sia al centro di questa situazione in cui sono da solo con me stesso. Un pochettino particolare, diverso, perché il primo brano che hai fatto in italiano ha un video altrettanto particolare, dove c'è questo, non so se è un cannocchiale, dove la visione del mondo viene un pochettino distorta, ma giri questo paese, questa città, questo mondo con questa visione, e poi in bianco e nero. Sembra bianco e nero, però in realtà è colori. Lì non ho fatto nulla in post-produzione, ero a Sydney e ho avuto l'idea di fare delle riprese di Sydney dall'alto, dalla torre che è al centro di Sydney. In pratica c'è questo cerchio, questa particolare visione quasi veramente in bianco e nero, perché era molto contrastata, perché ho realizzato le riprese attraverso due obiettivi, tramite un cannocchiale e la fotocamera. Quindi il cerchio che si vede è proprio il cerchio del cannocchiale.
l'effetto era molto particolare perché ci sono questi bagliori di luce che si muovono perché era il tremore della mia mano mentre tenevo le due lenti. Quando l'ho fatto, ho pensato proprio a questa canzone che avevo scritto recentemente, Nuove Strade. Questo è sarà il video di Nuove Strade mentre registravo. Qualche artista in cui ti sei ispirato, che comunque vada, ti sei accorto in fondo, adesso te lo porti anche dietro musicalmente, artisticamente, perché hai un po' preso, non rubato, ma fatto tuo il suo modo, i suoi pensieri? Tanti artisti, è impossibile distaccarsi dai propri artisti e fare un'arte propriamente totalmente tua. Sei sempre ispirato e prendi le sfumature dalle cose che ti piacciono. E io ho come artista di riferimento principale Kate Bush, ma tante altre cantautrici e cantautori come Björk, Tori Amos. In linea generale sono tutte artiste degli anni 80-90, fondamentalmente sono ancora in circolazione, ma il loro apice era in quegli anni e di conseguenza anche il mio suono cerca di andare a parare nelle sonorità di quegli anni, anche se non sono propriamente identiche le sonorità nel revival. Come sta succedendo con la synthwave, il synth pop recentemente. Mi iscrivo nel synth pop, ma non ho gli stessi effetti, non ho la stessa produzione. Ho cercato una produzione che rispecchiasse più il mondo che cercavo di descrivere nelle canzoni. E nella tua, tu sei anche artista art, ben molto art pop, ma in realtà vediamo che nei tuoi quadri risalta molto il colori molto accesi, il rosso, il giallo, il viola e un pochettino. In alcuni quadri risalta più il nero, però sei molto vivo con i colori. Se dovessi fare e partire con un quadro abbinato a una canzone, con quale colore partiresti? E soprattutto con quale nota partiresti? Oddio, ogni canzone ha un suo colore. Per me, Circle Square era rossa. Non so spiegartelo quale sia il motivo dell'abbinamento. Cioè, come Kandinsky che riusciva a descrivere il colore per ogni nota. No, io non ho una nota precisa da quale partire. In genere, vabbè, ci sono alcune canzoni che sono sempre sulle stesse tonalità, quando la canzone parte dalla mia voce, invece altre spaziano e faccio in modo di entrarci. Tornando alla tua domanda, adesso io sarei sui colori caldi in questo periodo della mia vita, quindi rosso, giallo, vivaci. E è suonato dal vivo? Sicuramente. Poche volte all'interno anche comunque di saggi e qualche piccola momento di piccole situazioni comunque. Sto mettendo insieme un set per poter suonare dal vivo il più presto possibile. È un po' difficile anche perché comunque la mia attitudine principale è la passione di scrivere canzoni e dal vivo sono uscito veramente poco, quasi niente e vorrei spingere su questo aspetto perché è importante. Invece, qual è stata la tua sensazione che hai vissuto, che hai sentito, ma non hai visto le facce di chi ha ascoltato per la prima volta l'ultimo brano? E stavi lì,
cercando di capire nei loro sguardi, nei loro occhi, qual era il riscontro a quel brano. Qual è stata la tua sensazione proprio quando poi hanno parlato o non parlato? Allora, io in passato ho dato molta importanza ai commenti degli altri. Io cerco adesso di non prendere sì i commenti, ma non dargli importanza. Tutti i commenti sono importanti, è importante avere un riscontro, ma devo dare più importanza alle mie sensazioni, anche per il futuro delle canzoni che scriverò in futuro. Quando faccio ascoltare i miei pezzi è più che altro per rendere partecipi le persone che stanno intorno a me di quello che faccio, non per chiedere a loro se piace o non piace. Voglio condividere questo momento, ero felice quando è uscita la canzone, l'ho condivisa con i miei amici, loro erano contenti e io volevo più questo, più che altro che scovare nel loro sguardo se gli piacesse o meno. Poi, ovviamente, può piacere o meno una canzone, ognuno ha i suoi gusti e non posso pretendere che a tutti quelli che conosco possa piacere la mia canzone e la mia musica. Quindi condivido, lascio vivere la musica e se loro piace sono contento. Progetti futuri, oltre a promuovere questo disco, questo singolo? Progetti futuri, ho già in testa ovviamente il prossimo disco, sto cercando di mettere insieme più o meno le fila di quello che potrebbe essere, perché le canzoni di base, io continuo a scrivere all'infinito ogni volta che ho un'idea, la bozza, le canzoni si accumulano, c'è un cumulo di canzoni che vorrei far uscire. Però vorrei aspettare prima di completare l'esperienza dell'uscita del mio disco, del mio primo disco, perché voglio farmi prima carico di questa esperienza e capire come va. E poi con la coscienza, cioè con la consapevolezza di come funziona tutto, andare in studio a registrare il prossimo disco e lascia che vada come deve andare, come ho fatto con questo disco. E quella produzione sarà soltanto in formato digitale con le varie piattaforme, oppure ci sarà poi la possibilità di un formato solido per chi è amante ancora del solido, un CD o un vinile o una musicassetta, che torna in auge anche le musicassette. La musica cassetta mi piacerebbe tantissimo, ne vorrei anche solo io una per collezionarla, in quanto è un formato, io comunque sono nato negli anni Ottanta e son cresciuto con quel formato. Con l'uscita del disco, sì, spero di stampare un po' di copie, se mai dovessi fare anche un piccolo tour, potrei anche portare le copie con me per poterle dare alle persone che mi ascolteranno. E per metterla anche magari online, la possibilità di comprare il disco fisico e darlo a chi ha tanto desiderio di avere la copia fisica. Questo mondo noi ti ringraziamo per essere stato ospite e come tutto un classico ci vogliono i saluti finali. Grazie per questa intervista, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E spero di aggiornarvi presto con altre novità. Ok, potete trovarmi come Erranimo sia su Instagram che su Facebook e che su Spotify, dove potete ascoltare l'ultima uscita di Circolo Square e le altre uscite precedenti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.